Benvenuti a TG Sadi, mercoledì 5 ottobre. Maxi operazione dei carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti. 35 arresti in tutta Italia, c'è anche Salerno. 400 militari del comando provinciale di Cosenza impegnati nell'operazione chiamata Isola di Dino. Oltre Salerno coinvolte anche le province di Cosenza, Prato, Siena, Chieti, Napoli, Potenza, Palermo ed Enna. Sequestrate armi oltre 2 kg di droga. Piantagione di cannabis sul Monte Caruso, indaga la polizia. In tutto sono state trovate 6 grosse piante, alcune in vegetazione sul terreno, ben curate e munite di assi di sostegno, altre appese al soffitto di un vecchio casolare, dove erano state messe ad essiccare. L'operazione ha eliminato uno dei canali di rifornimento di droga, probabilmente destinata alla movida cavese. Pistole e munizioni detenute illegalmente, nei guai 43enni di Fisciano. I carabinieri nel corso di una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto presso l'abitazione dell'uomo 2 pistole scacciacani, numerose cartucce anche da guerra e 30 armi bianche tra sciabole e pugnali, il tutto detenuto senza alcun titolo autorizzativo. Vicenda operai idraulico-forestali, il sindaco di Rocca d'Aspide preannuncia le dimissioni. Il governo della regione Campania sul tema è stato ed è tuttora completamente assente e sordo e non intende assolutamente affrontare e risolvere il problema. Un atteggiamento questo inaccettabile e gravissimo, precisa il primo cittadino nella missiva indirizzata ai colleghi e ai vertici del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Bandi PSR, Picca e D'Amelio chiedono proroga dei termini a Caldoro, un atto dovuto per ampliare la possibilità di adesione dei beneficiari e garantire un elevato livello di qualità progettuale. Ecco perché è doveroso ed opportuno che si adotti tempestivamente un provvedimento, precisa il consigliere regionale Donato Picca. Sospetto caso di mucca pazza a Sarlo, paziente ancora in rianimazione. Sono stati applicati tutti i protocolli terapeutici previsti e non sono stati giudicati necessari dai medici particolari accorgimenti a protezione degli ambienti e del personale. Viabilità Schillaci, completati i lavori su arterie di cava e vetri sul mare. I lavori hanno interessato le strade provinciali con particolare attenzione per il versante dell'Abbadia che quest'anno celebra l'importante ricorrenza del millennio e si sono resi necessari per garantire la viabilità e la percorribilità in sicurezza di queste arterie. Ponte Cagnano, riaperto al traffico il cavalcavia di via Picentino. È un grande risultato raggiunto grazie ad una proficua sinergia tra ANAS e amministrazione. Fondamentale è stata la collaborazione da parte dei cittadini che hanno ben compreso l'importanza dell'intervento, commenta il primo cittadino Ernesto Sica. Festa della Libertà regionale, a Battipaglia attesi Gasparri e la Mussolini. Centrodestra fra identità e futuro, questo è il titolo della 2 giorni ideata e promossa dal senatore Enzo Fasano e dal consigliere provinciale del PDL, nonché sindaco di Montecorvino Pugliano Domenico Di Giorgio. L'appuntamento è per il 14 e 15 ottobre. ITC Store a Teramo per riprendere la vetta. Per l'indisponibilità del Pala San Nicolò, la gara tra Teramo e ITC Store Salerno, valevole per la terza giornata del campionato di A1 di pallamano femminile, è stata posticipata alle 21 e si disputerà al Pala Acquaviva. Teggiano Antiquaria 2011, la mostra a mercato dell'antiquariato e del collezionismo con mobili del 700, dipinti, auto e molto altro ancora, si terrà dal 27 ottobre al 2 novembre presso il convento Santissima Pietà del paese valdianese. Per approfondimenti e per le altre notizie consulta le relative sezioni di www.targatosa.it.